Buon pomeriggio, benvenuti al TG2000 Flash. Non si fermano gli attacchi israeliani su Gaza. Nel mirino dell'esercito dello Stato ebraico ancora la città di Khan Yunis, nel sud della striscia, vicino al valico di Rafah, con l'Egitto almeno 7 le vittime e una 30 i feriti nell'ultimo raid dell'esercito di Tel Aviv. Israele sta commettendo il rischio di continuare a perpetuare atti di genocidio contro il popolo palestinese a Gaza. Questa in sintesi l'accusa mossa dal Sudafrica contro lo Stato ebraico che in risposta al massacro del 7 ottobre ha scatenato una guerra che finora ha provocato oltre 23.000 vittime. Oggi e domani il Tribunale internazionale discuterà l'istanza in 2 udienze pubbliche. La guerra in Ucraina nelle ultime ore, ancora attacchi russi, soprattutto sulle regioni orientali del paese, presa di mira ancora la città di Kharkiv con diversi feriti. Intanto il presidente Zelensky avverte l'Occidente far mancare aiuti militari a Kiev e rafforzerà Mosca, dice, parole che arrivano dopo il rallentamento negli ultimi mesi dei finanziamenti e delle forniture da parte di Stati Uniti e Unione Europea. Sparatoria in diretta televisiva, guardie carcerarie e agenti di polizia presi in ostaggio, scuole e negozi chiusi. L'Ecuador è precipitato in un violento conflitto armato interno con gruppi di narcotrafficanti che hanno già provocato almeno 10 morti. Nel terzo giorno di una crisi di sicurezza senza precedenti, il presidente Noboa ha ordinato per decreto la mobilitazione e l'intervento delle forze armate e della polizia nazionale per garantire la sovranità e l'integrità nazionale contro la criminalità organizzata. Giorno decisivo per l'ex Ilva di Taranto. Oggi alle 19 il governo incontra i sindacati per discutere del futuro del più grande polo siderurgico italiano che da mesi necessita di liquidità e di una prospettiva di sviluppo aziendale per la riconversione degli stabilimenti. Ma già prima dell'incontro con le parti sociali il ministro delle imprese del Made in Italy si è presentato al Senato per un'informativa. ArcelorMittal, il socio di maggioranza che nei giorni scorsi aveva rifiutato la proposta del governo italiano per una ricapitalizzazione, vuole solo privilegi, ha detto Urso, senza mantenere gli impegni. Una bambina di 5 anni è precipitata oggi dal secondo piano di un palazzo di Caivano, siamo in provincia di Napoli. La caduta fortunatamente è stata attutita da alcuni fili per stendere la biancheria, trasportata all'ospedale Santo Bono del capoluogo partenopeo. La piccola è vigile, in buone condizioni. La bimba non era a scuola perché aveva mal di gola ed era sola a casa perché la mamma era andata in farmacia per comprare qualche medicina. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. I preti servano i poveri senza mondanità e autoreferenzialità, così Papa Francesco, ricevendo stamani in udienza l'Istituto Secolare dei Sacerdoti Missionari della Regalità di Cristo, costituito 70 anni fa da padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 25 anni fa moriva Fabrizio De André, cantautore e uno degli esponenti di spicco della cosiddetta scuola genovese. A Genova, la sua città di nascita, per ricordarlo, oggi e domani dalla filodiffusione di Via Garibaldi sarà trasmessa una playlist dei suoi più grandi successi, da Creuza de Ma a Bocca di Rosa, dalla Città Vecchia alla Guerra di Piero, da Andrea a Il Pescatore, per finire con Via del Campo. E con questo è tutto, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre intorno alle 18:30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.